Presente nella puntata di ieri, 8 maggio 2016, del Maurizio Costanzo Show, il famoso ex re dei paparazzi. Sto parlando di Fabrizio Corona, il quale si è, per così dire, contenuto molto nelle sue esternazioni, ma devo essere sincero che non ci sono stati momenti, per così dire, in cui Fabrizio non si è, per così dire, messo ad alzare la voce, secondo la mia opinione. Comunque ha fatto capire il buon Fabrizio che bisogna dare, per così dire, bisogna stare attenti a quello che si dice perché la parola ha un peso. Questo è il breve messaggio che insomma Corona avrebbe fatto intendere ieri a Maurizio Costanzo Show. E nel corso dell'intervista intitolata Uno contro tutti, Fabrizio Corona avrebbe litigato con Alessandro Cecchi Paone. Il nuovo direttore del TG4 avrebbe accusato Fabrizio di essere un esempio negativo per i giovani, anche perché non avrebbe alcun titolo di studio e avrebbe ottenuto successo grazie, per così dire, ai suoi crimini. E così a quel punto Fabrizio non se l'era lasciato dire due volte e avrebbe urlato: "Vorrei sapere cosa ha strumentalizzato lei?" E poi l'audio però è stato abbassato. Cecchi Paone così indispettito si sarebbe alzato e avrebbe lasciato lo studio. Che cosa avrà detto Fabrizio Corona di tanto offensivo nei confronti del buon Alessandro Cecchi Paone? Una domanda che molti utenti si sono posti nel web e non solo. Il fotografo De Filippo sarebbe quindi tornato davanti alle telecamere dopo un'assenza obbligata di 4 anni di tempo. Oltre a Cecchi Paone erano presenti in studio il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, Nuzzi, e ovviamente Maurizio Costanzo. Cecchi Paone avrebbe abbandonato il teatro quando Corona avrebbe insinuato che il giornalista avrebbe sfruttato la propria omosessualità, dichiarata per essere un personaggio e ottenere visibilità. E poi però sarebbe arrivato l'appello ai giovanissimi: "Ragazzi, non drogatevi. Io mi sono rovinato la vita. Se uno la prova all'inizio deve avere la forza di fermarsi per uscirne. È normale quando hai quei ritmi di vita come i miei prima dell'arresto. Ammetterle è stato difficilissimo, ma poi capisci che se tiri fuori le tue debolezze, questo ti aiuta a riscattarti. Ho avuto la fortuna di avere un assistente sociale che mi ha fatto diventare una persona migliore. Adesso mi sento rinato e ho un senso di responsabilità diverso rispetto a quello che avevo prima di andare in carcere, soprattutto verso le persone che mi hanno aspettato quando stavo dentro. Allora ho chiesto di aiutarmi a trovare la strada giusta e di guidarmi verso ciò che è bene. Sono un ragazzo come tutti, che non può cambiare ma può migliorare." E poi sul padre Vittorio avrebbe detto le seguenti parole: "È stato sempre il mio punto di riferimento in questi anni." Corona poi avrebbe parlato anche di gossip, nel quale avrebbe costruito la propria fama. "Il problema del gossip di oggi è che chi non è più quella voglia di fare notizie che avevo io. Noi costruiamo i personaggi, a tavolino in Italia non esiste una carriera attraverso il talento. Enzo D'Emma avrebbe raggiunto il suo massimo successo quando bene si è fidanzato con Stefano." L'accenno di Corona poi alla fidanzata argentino sarebbe rimasto tale. Ringrazio per la visione, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, se in tale video fossero presenti delle inesattezze me ne scuso in quanto chi vi parla non è un giornalista, pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di qualsivoglia natura civile e o penale. Grazie e un saluto a tutti.